partecipata a DSPA, votazione politica e statutaria, contratto di sindacato di voto di disciplina di trasferimento nazionale, luglio 2015, giugno 2018. Una verità abbastanza complessa perché oltre al rinnovo del patto di sindacato che ricordiamo è stato rinnovato l'ultima volta per soli 6 mesi, quindi scadrà a giugno appunto di quest'anno, come era stato anticipato sono intervenute alcune modifiche statutarie che erano state fatte annunciate e riguardano in particolare i trasferimenti nazionali, la percentuale di azionariato pubblico all'interno della società e anche l'istituzione di un voto privilegiato all'interno appunto del nuovo statuto. Allora, la cosa più importante direi non è tanto la nostra partecipazione al nuovo patto di sindacato, quindi al rinnovo della nostra associazione al patto di sindacato, perché la Comunità Savognese, come sapete, detiene 1.300 azioni di IERA che rappresentano 0,009 delle capitali sociali, quindi la nostra associazione ovviamente è significante, quindi la nostra partecipazione a questa volta nel patto di sindacato non è risposto veramente. Noi decidiamo ovviamente indirettamente al Senato ERA tramite i Conami, abbiamo capito la nostra stessa qui della zona, e il Conami in effetti invece rappresenta il terzo socio di ERA con una partecipazione che si il 7% del capitale sociale ed è appunto il terzo socio pubblico anche da solo in importanza, perché dopo il Comune di Bologna al 13,3% per associare il Comune di Modena e al 9,5% con Ami rappresenta il terzo socio, quindi ovviamente è un socio di peso. Passiamo oltre alla previsione delle modifiche dello statuto che prevedono, come è stato detto anche per consigliare, la possibilità che viene data ai soci pubblici, quindi sia ai singoli comuni e ai consorzi di comuni, di abbassare la propria la quota delle azioni vincolate a favore del patto di sindacato dall'attuale 51% fino ad arrivare al 38,5% del capitale sociale. Questo significa di fatto che nessun comune, nessun consorzio sarà obbligato a cedere delle azioni
fatto quello che è la partecipazione pubblica all'interno di ERA e allo stesso tempo dà la possibilità per il Comune anche se vogliono di poter fare un po' di attività. Poi aggiungo una considerazione, però penso che sia condivisa dalla maggior parte, cioè queste norme servono anche a mettere un po' tutti i comuni sullo stesso livello, perché oggi ci troviamo in situazioni in cui qualche comune si vuole per tenersi le mani libere per poter mettere delle azioni non partecipava per fatto si è. Di fatto vanno divisa i comuni in due categorie, i buoni e i cattivi, cioè quelli che i buoni che continuavano a venire al patto, e i cattivi che invece non avrebbero più al patto, oppure visto dall'altro punto di vista i furbi e i meno furbi, cioè i meno furbi che venivano al patto, i furbi che si tenevano liberi per poter avere delle azioni. Questa cosa di fatto mette i comuni a tutti lo stesso diritto, la stessa possibilità, cioè quella di vincolare una parte ulteriore di azione, tenendosi la possibilità di cedere una parte. Non è un obbligo, nessuno è obbligato, nessuno sarà obbligato a vendere niente. Sapete che era una società che ha una gestione attiva, una società che negli anni si è relativa anche di buoni dividendi, quindi di fatto può essere considerato anche per il comune stesso un investimento remunerativo. Ciò non toglie che, ripeto, qualcuno negli ultimi tempi aveva espresso, come si è anche pentito, la volontà di cedere appunto delle azioni per necessità contabili, per necessità di bilancio. E queste norme, diciamo, insieme possono interagire sia una cosa che l'altra, cioè continuare a pubblicamente la società e vendere una parte del sito. In parte è vero quello che ha appena detto il sindaco. Il 38% garantisce sì, diciamo, questa nuova modifica del patto garantisce sì che rimanga pubblico, ma questo lo garantisce per un periodo limitato, parliamo di 2-3 anni, dopo noi non sapremo. Io credo invece che appunto questa modifica vada verso una privatizzazione, se non imminente, ma come dicevo prima, scadenza diciamo medio lunga, andremo verso una privatizzazione. E perché dico questo? Perché ha citato il sindaco di Bologna, vi sono tante amministrazioni comunali che dovranno approvare questo, qualcuno lo ha già fatto, qualcuno no, cioè, c'è una forte discussione. Perché? Perché da Roma, con la modifica sempre del titolo quinto, il Presidente del Consiglio ci dice che ex municipalizzate bisogna vendere. Quindi ex municipalizzate uno può pensare anche a ERA. ERA è nata tanti anni fa da questo insieme di municipalizzate. Io non ricordo i bilanci di queste municipalizzate, se penso che non tutte fossero dei nativi, molto tempo sì. Quindi la gestione dell'acqua, della luce e del gas, io prevedo che nel giro di qualche anno sia in mano ai privati, nonostante si dica che questo vincola e non può permettere questo. Ricordiamo, come ha detto il sindaco prima, che Conami è il terzo socio con 100 milioni di azioni e 20 milioni di zone libere. Cosa sono una e una cosa è l'altra. Quindi vorrei ricordare anche che l'acqua, un bel referendum a cui votarono 27 milioni di persone, se non sbaglio nel giugno del 2011, quindi molti sono qui presenti, molti erano diciamo fautori di questi quesiti.
siti referendari, sulla acqua bene pubblico, acqua che doveva rimanere pubblica. Questo credo che sia una modifica di una falsa, secondo me, modifica, perché in realtà ci porterà proprio verso questo. Chi l'ha capito molto bene sono stati i sindacati, voi avete visto nei giorni scorsi anche il sindaco di Imola Manca, che rivolgendosi a CGL e CISL-UIL non ha fatto altro che dire: adesso aspettiamo un attimo prima di portarlo in comune, facciamo qualche incontro, perché le tre sigle sindacali più forti avevano ventilato, non solo programmato, 8 ore di sciopero su tutto il territorio. Quindi vedete che qualcuno, non è che la penso così solo io, tanti altri la pensano alla mia maniera, poi alla fine passerà lo stesso, ci mancherebbe. Però io credo che il fatto di avere poca liquidità, come dicevo prima, e poter fare un po' di cassa, molti sindaci saranno diciamo nella possibilità, non dimentichiamo che era un SPA, quindi non è scritto da nessuna parte, cioè è scalabile, tutte le SPA sono scalabili, quindi tutti i consigli di amministrazione, quello che decidono oggi si può rovesciare domani, cioè non è che tutte le SPA sono così, quindi di sicuro non c'è niente. Il nostro voto sarà sicuramente contrario, ma sarà un voto contrario perché vede in questa modifica la privatizzazione e praticamente non tenere conto di questo bel referendum a cui votarono 27 milioni di persone. Grazie.